Resistete, lottate per la pace, disponete il cuore alla riconciliazione, ad amare questa bella patria e a pregare. Sono stati questi i consigli di Papa Francesco ai giovani del Centrafrica, incontrati a decine di migliaia sul piazzale della cattedrale di Bangui dopo l'apertura della Porta Santa. Il pontefice ha ascoltato il saluto di un giovane, Demba Evans, che ha parlato della pianta del banano come simbolo di vita e della gioventù del Centrafrica in tutte le sue diversità. E nella sua catechesi a braccio, in italiano con traduzione simultanea in sango, il pontefice ha proposto ai giovani la via della resistenza del banano in questo momento difficile di guerra, odio e divisione. E se qualche amico vuole andarsene, fuggire, voi abbiate il coraggio della resistenza, della lotta per il bene. Ma come fare per resistere? Prima di tutto con la preghiera, che è poderosa e vince il male, e poi lavorando per la pace, che si fa con la propria vita, non odiando mai e perdonando sempre. E se tu non hai odio nel tuo cuore, se tu perdoni, sarai un vincitore, ha concluso il Papa, perché sarai vincitore della battaglia più difficile della vita, vincitore dell'amore. Dopo il saluto, il Papa è rientrato in cattedrale, dove ha confessato 5 giovani, mentre nel piazzale la veglia penitenziale è proseguita.